Salve a tutti, mi chiamo Luca Patanè, sono un ricercatore presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Messina e il titolo del mio intervento è Neural Controllers for Adaptive Locomotion in Biorobotics, From Models to Circuits. Le tematiche trattate riguardano un'attività di ricerca che coinvolge il gruppo guidato dal professore Paolo Arena all'interno del Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e Informatica dell'Università di Catania. Una delle tematiche di interesse portate avanti dal nostro gruppo di ricerca riguarda il controllo della locomozione di robot su zampe. Indipendentemente dalla struttura cinematica del sistema, dal fatto che si tratti di esapodi, quadrupedi, bipedi o strutture ibride con ruote e zampe, è possibile identificare dei blocchi di base, denominati oscillatori neurali, che, opportunamente interconnessi, permettono la realizzazione di generatori centrali di patterns, in grado di coordinare i diversi gradi di libertà presenti nel sistema e produrre il movimento desiderato. La strategia di controllo qui presentata punta ad agire sulle null clients del sistema dinamico, al fine di ottenere le caratteristiche desiderate in termini di dinamica locale e sincronizzazione tra le unità coinvolte. Poter approssimare le nonlinearità presenti all'interno dei modelli neurali tramite funzioni PWL, permette di facilitare la generazione dei comportamenti desiderati analizzando il sistema come una combinazione di sistemi dinamici affini. Il modello di base qui proposto si basa sul neurone di Fitsun-Nagumo, che semplifica, attraverso un sistema del secondo ordine, il modello HH. Approssimando la nonlinearità di tipo cubica con una funzione lineare a tratti, è possibile mettere in relazione i parametri propri delle null clients del sistema con le dinamiche desiderate. Per l'applicazione in esame, ad esempio, è possibile modulare il periodo di oscillazione anche creando dinamiche slow-fast, necessarie per modulare il rapporto tra stenza e swing delle singole zampe. È inoltre possibile modificare la natura dei punti di equilibrio del sistema per poter fermare la zampa in un punto desiderato o per modificare l'ampiezza di oscillazione, ad esempio implementando un searching reflex utilizzando dinamiche di tipo canards. È quindi possibile realizzare dei sistemi di controllo basati su CPG adattativi. Queste unità di base, interconnesse anche utilizzando semplici schemi di tipo master-slave, sempre attraverso il controllo delle null clients, possono essere sincronizzate per la generazione di pattern di locomozione, come in questo esempio, dove lo stepping diagram tipico del trotto utilizzato dai quadrupedi è qui riportato. Il pattern di movimento ottenuto in questa simulazione dinamica prevede la sincronizzazione di 4 oscillatori neurali con gli spostamenti necessari per ottenere il gait di tipo trotto desiderato, riuscendo a modulare quindi la durata della fase di stance e swing delle zampe agendo sui parametri della PWL. L'ultima caratteristica che rende la metodologia proposta di grande interesse per applicazioni in hardware è la possibilità di integrare la dinamica del motore all'interno delle equazioni dinamiche del neurone, creando così un embodied neuron. È quindi possibile realizzare delle implementazioni analogiche basate su amplificatori operazionali o anche digitali implementate su microcontrollori in grado di ottenere le dinamiche richieste, agendo su semplici parametri circuitali. L'integrazione tra attuatore e sistema di controllo permette inoltre di ridurre l'ordine del neurone, eliminando l'equazione associata alla dinamica di recupero, che viene quindi ottenuta direttamente utilizzando i segnali provenienti dal motore. Il video riporta un'immediata applicazione realizzata con soli 2 motori opportunamente sincronizzati per la generazione del movimento in un robot bipede. I passi successivi riguarderanno l'applicazione della metodologia proposta alle diverse strutture robotiche precedentemente introdotte. Vi ringrazio per l'attenzione.